Io girerei, e siamo veramente in conclusione, in forma di domanda ad Anna e Roberto, proprio queste ultime considerazioni. Oggi è emersa la complessità di un tema, che riguarda, forme di vita che sono diverse, ma per tanti versi sono, intersecate, però è emersa anche, come dire, l'esigenza, la necessità di riconquistare a partire da oggi e non solamente perché c'è l'evocazione di un governo che forse ha promesso il reddito, ma perché è parte delle condizioni materiali di vita di milioni di persone, c'è la necessità di porsi un punto di domanda politico. Come riusciamo ad aggredire quei nessi della governance per riuscire non solamente a riconquistare reddito in qualche forma, ma riuscire ad aprire uno spiraglio per una redistribuzione reale della ricchezza e direi anche del potere. Se sapessi rispondere a una domanda simile, ma sarei molto pratico, è necessaria in autunno creare una manifestazione la più ampia possibile che coinvolga sul reddito, che coinvolga il movimento femminista, tutte le strutture, i sindacati, le associazioni. E restituisca l'immagine maggioritaria, sottolineo, di un paese che non si riconosce nelle politiche di questo governo. E il tema dovrebbe essere, per le ragioni che abbiamo elencato in maniera direi perfetta stasera, il reddito di base incondizionato. E come premessa a ciò che manca, sono troppi anni che in questo paese manca la politica. Innanzitutto, politica capace di creare coalizioni dentro il lavoro, fuori il lavoro, nella società, una politica capace di intersecare soggetti, linguaggi, condizioni diverse ed eterogenee, politica in terzo luogo capace di creare nuove istituzioni, istituzioni in quanto tali, ma anche istituzioni del linguaggio, dei comportamenti, della cooperazione. Politica in quarto luogo capace di sospendere le identità. Sospendere la guerra tra identità, che mi sembra già un campo già ampiamente occupato dalla politica istituzionale, è una politica capace di sapere riconoscersi e dialogare. Che sembra una cosa stupida, ma noi veniamo da anni di autismo, di incomunicabilità innanzitutto a noi stessi, e questa incapacità di mettere in parola un bisogno semplice, un desiderio necessario, così perfettamente descritto da questo palco stasera. E beh, è totalmente funzionale all'organizzazione dell'economia psichica e depressiva, che è un fattore determinante per ciò che siamo oggi e che ci impedisce anche di fare quello che è alla portata di mano, perché è chiaro, l'applicazione pure semplice di una politica del reddito in tutte le sue vaste articolazioni, come abbiamo fatto adesso, è molto difficile. È un piano ideale e concreto. Però noi sappiamo già adesso che siamo fermi, descrivere, direi, minuziosamente
tutti i possibili effetti che una simile politica potrebbero avere, innanzitutto sulla nostra vita, che su quella del paese. Possiamo anche determinare le conseguenze di una politica fiscale ispirata a questa visione del reddito, sia per finanziarla sia per redistribuirla. Cioè, cosa ci manca? Ci manca la politica intesa sia come pratica organizzativa capace di coniugare le differenze sapendo come potenziarle reciprocamente, che è poi l'idea stessa di politica che libera e non consolida l'esistente. Non credo di aver risposto alla tua domanda, spero di averlo fatto almeno in parte, banalmente ma non troppo banalmente, auspicando una vera mobilitazione innanzitutto del profondo, delle coscienze e poi anche non ultima organizzativa. È quello che ci manca, ma quello che c'è è alla portata di mano per tutti. Ora. Ma io, guarda, è una domanda che mi faccio da anni, cioè da quando vivo, rendendomi conto che siamo nel disastro generale e a questo disastro generale non corrisponde qualcosa che possa, appunto, no? Non dico rovesciarlo, perché ho anche un po' smesso di essere rivoluzionaria nel senso del volontarismo magico, cerco di pensare delle cose più di buon senso con l'età. E mi sono fatta delle domande, allora, e mi sono data queste risposte. Noi dobbiamo capire che cosa è successo sulla grande scala, perché questo ci dà la possibilità anche di non deprimerci e di comprendere perché il Movimento 5 Stelle e poi adesso nel connubio con Salvini, cosa assolutamente scontata, perché tutti si impressionano che il Movimento 5 Stelle abbia fatto questo, ma io dico, ma scusate, ma... cioè Grillo dal primo momento ha dichiarato apertamente di essere un razzista, diceva via i clandestini dalle città, dobbiamo aiutare i poliziotti a ripristinare il decoro, no? Cioè lo ha sempre detto dall'inizio in cui è nato il Movimento 5 Stelle, per cui non è che adesso ci dobbiamo stupire di questa svolta a destra del Movimento 5 Stelle, perché sarebbe surreale. Allora, le risposte che io mi sono data sono queste, e sono delle risposte sistemiche, me le sono date da sociologa. Allora, noi veniamo da un ventennio di deculturazione politica di massa, perché il berlusconismo rispetto alle nuove generazioni sarà pure retorica, ma ha generato sicuramente uno iato. Io insegno all'università, ho a che fare con i ragazzi e vi assicuro che i ragazzi politicamente, a scienze politiche dove io insegno, sono una tabula rasa, però sono anche una spugna. Sono anche una spugna, questo bisogna dirlo. Allora, intanto noi veniamo da questo ventennio. Veniamo dalla scomposizione del lavoro, diventata sistemica. Quando il lavoro, appunto, scomposto, diventa sistemico, che cosa genera nella società? La scomposizione del demos, del popolo, no? Tant'è che i populismi di cui tutti ci lamentiamo oggi, eccetera, eccetera, cosa sono se non la messa in forma di un risentimento reattivo, individualistico, uno vale uno, una rabbia non veicolata sul piano dell'esistenza sociale, dell'esistenza collettiva, che in più si è andata ad incistare all'interno di un altro fenomeno che ha sradicato e cambiato radicalmente il contesto sociale nel quale viviamo, che è stata la crisi economica. È molto semplice. Il soggetto indebitato, i mutui, i licenziamenti, i suicidi nel nord-est, cioè io sono venuta qui a studiare i suicidi nel nord-est in un altro lavoro precedente e cioè, qui c'è un'associazione dei parenti delle vittime, no? Alla stessa stregua di tutti gli altri parenti delle vittime, no? Che hanno cercato di fare leva sui sindacati della piccola e media impresa, e quando ho cercato di capire chi erano questi fantomatici imprenditori del modello di sviluppo nord-est, tanto paventato, tanto promosso dal Sole 24 Ore, Aldo Bonomi, eccetera, eccetera. Ma cazzo, questi erano dei piccoli padroncini della subfornitura nella catena.
nella catena di produzione, altro che imprenditori, subordinati, dei piccoli imprenditori ma subordinati, non i padroni. Allora, dentro questa che in più, essendosi comprati il capannone, la macchina e la casa, poi non hanno retto sul piano del fallimento, perché il fallimento che cos'era per loro? Era il fallimento dell'intera vita, perché appunto avevano messo la vita dentro questo progetto. Allora, tutto questo noi ce lo dobbiamo dire, perché è vero. Ci dobbiamo dire anche un'altra cosa, che io, diciamo, di cui faccio continuamente esperienza con le ragazze e i ragazzi più giovani che lavorano con me, ma anche l'ho fatta esperienza su di me. Che cos'è la precarietà sulla vita e sul corpo di una persona? Che cos'è la ricattabilità? La ricattabilità è, per esempio, praticare inconsciamente l'autosabotaggio. Che cosa vuol dire? Vuol dire, faccio degli esempi, io ho dei ragazzi e delle ragazze che finiscono il dottorato, no? E poi non sanno come fare a proseguire gli studi. Allora, che ne so, hanno la possibilità di pubblicare un libro, di pubblicare delle cose. Che fanno? Lo consegnano tutto pieno di errori, no? Oppure, cioè, questo si chiama autosabotaggio, e l'autosabotaggio è stato interiorizzato nel lavoro precario, perché io lo vedo continuamente. Menti di 40 anni, persone intelligentissime, incredibili, che però sbagliano per autosottrarsi, talvolta lo fanno inconsciamente, no? Hanno come un rifiuto. Io conosco persone che a Italia Lavoro a Roma, donne, uomini di 50 anni, licenziati, entrati all'interno del meccanismo di Italia Lavoro, cioè contratti di lavoro a tempo determinato che scadono ogni 6 mesi e si devono sottoporre a colloqui di lavoro ogni 6 mesi, arrivano a fare dei colloqui muti, non riescono a dire più niente, perché sono stanchi, perché sono sfiniti da questa cosa qui. E quindi io, scusate se introduco anche degli elementi negativi, però credo che noi ci dovremmo fare carico anche di questo, non soltanto rilanciare come se fossimo nel gioco della roulette russa. Questa l'ho imparata, questa cosa, e chiudo, da Mark Fisher. Era un blogger inglese, grande sostenitore della lotta di classe in Inghilterra, grande sostenitore delle controculture, eccetera, eccetera, che di recente si è suicidato. Aveva scritto un libro che si chiama Capitalismo Realista, nel quale lui parla della sua depressione assieme a tutta la sua vita spesa nella lotta di classe. E cosa dice alla fine? Che nessuna lotta è veramente pensabile in modo continuativo se noi non ci assumiamo anche la fragilità dell'umano, perché l'umano non può essere sempre solo un gesto, un atto, un corpo che produce volontarismo magico. Dobbiamo, secondo me, anche assumerci il negativo. Adesso io non vorrei fare la Cacciari della situazione, però diciamo, questo è un dato di realtà di cui forse ci dovremmo anche fare un po' carico. Grazie. Ma in realtà la domanda da $1 milione o di euro non pretendeva risposta, ma io credo sia importante che si moltiplichino gli spazi in cui iniziamo a porci seriamente questa domanda. Non lo dico per evocazione pura o per semplicemente spirito di militanza. Io credo che in questo momento c'è la necessità, ma anche le condizioni materiali, di ristabilire un ragionamento complessivo sul tema del reddito, che sia, come è emerso stasera, un ragionamento che ha al suo interno il femminismo, la lotta femminista, la lotta meticcia antirazzista, la lotta ecologica per un altro modello di sviluppo. Io credo che le condizioni ci siano per riuscire a portare un discorso avanzato che però soprattutto si determini su pratiche di piazza, su mobilitazioni avanzate che, ha ragione Roberto, non possono guardare solamente al dato nazionale, ma hanno assolutamente la prospettiva transnazionale come elemento di fondo, come spazio minimo. E io ringrazio ancora
tutte le persone che sono intervenute questa sera. E siamo veramente in chiusura, però c'è la possibilità di continuare la discussione con i nostri ospiti all'interno della festa.